Due momenti di preghiera questa mattina a Biancavilla per omaggiare il santo patrono Placido. Il primo momento alle 10.30 davanti l'edicola votiva posta sulla parete della basilica che si affaccia in piazza Roma. Qui il prevosto parroco della chiesa madre Don Agrippino Salerno, il presidente del circolo San Placido Franco Lanza e il segretario dello stesso circolo Vincenzo Sberni hanno omaggiato il santo patrono con un presente floreale posto ai piedi dell'edicola. Alle 12.30 poi il tradizionale omaggio alla stele di San Placido che si trova in via dei Pini nei pressi della rotatoria chiamata Pedata di San Placido al confine fra i comuni di Biancavilla e Adrano. Stele inaugurata il 17 ottobre del 2018, è stato Don Agrippino Salerno a lanciare un breve messaggio. Alla cerimonia erano presenti fra gli altri il sindaco Antonio Bonanno, quello di Santa Maria di Licodia Giovanni Buttò, il vice sindaco di Adrano Gatino Perni, il presidente del circolo San Placido di Biancavilla Franco Lanza, rappresentanti delle associazioni di protezione civile, carabinieri e polizia locale. Ai piedi della stele sono stati deposti dei fiori. Il prevosto ha poi impartito la benedizione ai presenti con il braccio reliquiario di San Placido. Certamente nelle feste patronali non possiamo dimenticare la preghiera per chi amministra la città e in questo momento le tre città vicine a San Placido, Adrano e Santa Maria di Licodia. Con Santa Maria di Licodia c'è un legame storico che non possiamo dimenticare. Quando l'abate del monastero di Santa Maria di Licodia appunto donò le reliquie a Biancavilla proprio per questo legame. E Licodia e Adrano sono i due paesi che crescono nell'interland del nostro territorio ed è giusto che possiamo trovare momenti di comunione, di preghiera e di testimonianza di questo bene che deve essere fatto sia dal punto di vista civile che ed ecclesiale. La forza della comunione fa crescere tutti e i santi hanno una voce profetica in questo mondo odierno, quel carisma che loro hanno vissuto, ma soprattutto quella testimonianza di amore al Signore che si è tradotto poi nella testimonianza anche estrema della vita. Oggi anche noi cristiani, pur non avendo il martirio cruento fisico, abbiamo il martirio quotidiano con i doveri che dobbiamo compiere, con le paure da superare e come costruire un mondo migliore attraverso la nostra coerenza di fede. Oggi abbiamo avuto due occasioni particolari, l'omaggio floreale alla nostra edicola posta in Piazza Roma, piacevole, ormai è una tradizione, come è tradizione anche la stella di San Placido nella zona di Pedata San Placido. Già sono 6 anni che facciamo questo omaggio floreale, ormai tradizionalmente è entrato nel sistema nostro di festività padronale, per cui grazie a tutti i partecipanti siamo sempre qui a portare avanti lo di San Placido. Chiaramente ci teniamo, ci fa onore essere presente oggi qui a Biancavilla e con questo auguriamo a tutti i biancavillesi di trascorrere nel migliore dei modi questa festività all'insegna della preghiera, all'insegna anche della spensieratezza che soprattutto in questo periodo ci sta. Ecco. È un momento importante anche dal punto di vista dell'amministrazione perché noi siamo delle amministrazioni vicine con Adrano, Biancavilla e Santa Maria delle Codiche, che è quella che io rappresento, e stiamo cercando di lavorare per fare per aiutare il nostro territorio per essere un tutt'uno le tre amministrazioni, ognuno con le proprie tradizioni, ognuno con la propria identità, però è chiaro che l'unione ci fa forte e noi stiamo proprio con la formazione dell'Unione dei Comuni stiamo cercando di avvantaggiare questo bel territorio che in molti ci invidiano. Quindi io in questo momento dico grazie al sindaco di Biancavilla che ci dà questa opportunità ogni anno che è preghiera ma anche rafforzamento dei nostri rapporti amministrativi. Sì, è un evento che adesso si ripete negli anni, dal 2018, una data importante per la città di Biancavilla, con Padre Pino avevamo immaginato questo evento ed è bello che continua questa tradizione. E San Placido unisce tre comunità, unisce tre città, c'è un motivo particolare per cui ci unisce con Santa Maria di Licodia, che è la donazione delle reliquie, c'è anche un altro motivo particolare, la famosa storia della Pedata di San Placido che ci unisce con Adrano, ma al di là di questo in questi anni noi abbiamo stretto sempre più i rapporti con le comunità, ragionando più come territorio, infatti è per questo che
è nata l'Unione dei Comuni ed è anche bello che oltre le tante attività istituzionali che portiamo avanti insieme, anche le tradizioni, le nostre tradizioni possono essere condivise. E oggi ci rivediamo qui nel segno e nell'onore di San Placido e quindi per questo ringrazio i miei colleghi sindaci e ringrazio sempre Padre Pino per continuare questa bella tradizione.